di Sporofori, uno degli angeli della morte. Amanita phalloides, un fungo che ha, durante la sua esistenza, durante la sua storia, dato molte esiti letali. L'Amanita phalloides è uno dei funghi più pericolosi che oggi esistono sul territorio nazionale. Il suo avvelenamento è quasi sempre letale. Colpisce i reni e in modo particolare il fegato. Le amatossine contenute nell'Amanita phalloides uccidono il fegato mandandolo in necrosi. Dopo alcuni giorni dall'avvelenamento, a lunga latenza, che si presenta anche dopo 24 ore, 36 ore, si va in coma epatico e sopravviene la morte. Chi dovesse sopravvivere deve fare il trapianto del fegato. 20 grammi uccidono una persona adulta. L'Amanita phalloides ha alla base del gambo una volva a sacchetto, volva sacciforme, un gambo zigrinato di verde, un anello a gonnellino, delle lamelle bianche libere al gambo. Il cappello generalmente è di un colore olivastro. L'odore è di miele o di petali di rosa stropicciate. Guardate bene questo video, memorizzate bene questo fungo, guardate la colorazione del cappello, guardate com'è la sua struttura morfologica. L'Amanita phalloides deve essere sempre presente nella mente e nella memoria di chi va a raccogliere funghi.